Università. Università, luogo di bellezza, di cultura, di libertà e di servizio, di fatica che cambia il mondo. Sì, queste parole non sono gettate nel vento o ideate dal sottoscritto in questo preciso istante, ma è una riflessione profonda di un illustre professore, un uomo che ama la cultura, ama l'università, ma ama la vita. È il professor Nando Dalla Chiesa, che qui all'Università di Perugia, nella Facoltà di Lettere e Filosofia, presenta il suo ultimo libro dal titolo «Per fortuna faccio il prof». Nando Dalla Chiesa non ha bisogno di presentazioni, figlio del generale assassinato dalla mafia nel 1982 Carlo Alberto Dalla Chiesa, presenterà questo libro, ma parlerà della sua storia e parleremo con lui di tutti i corsi e trascorsi, non soltanto politici contro la mafia, ma anche di questo spassionato grande amore emozionale che ha per l'università. L'Associazione Eclizia di Perugia organizza l'evento con Nando Dalla Chiesa, ma l'abbiamo scoperta da poco, non solo con Nando Dalla Chiesa, ne ha organizzati tanti con personaggi del mondo dello spettacolo, ma anche con giornalisti e personalità di alto livello istituzionale e sociale. Noi abbiamo qui una delle fondatrici di questa, una delle costituenti di questa associazione, che è la dottoressa Sonia Giugliarelli. Ho detto bene stavolta? Ha detto bene, grazie. Perché mi sono un po' allenato con l'abecedario. Allora, quando nasce l'associazione Eclizia a Perugia? L'associazione è praticamente neonata, si è costituita ed ha iniziato la sua attività nel gennaio scorso e si propone di diffondere a livello massimamente qualitativo e anche di raggiungere il massimo numero di persone nell'incontro con la cultura, nella promozione dei libri e nel contatto soprattutto con gli autori dei libri per un dialogo effettivo, diretto con chi scrive, e tra chi scrive e chi legge. Quindi voi vi occupate prevalentemente di focalizzare l'attenzione nel vostro pubblico, ovviamente per tutti coloro che fanno parte e non fanno parte dell'associazione, con gli autori dei libri. Sì, ci proponiamo questo, ma ci proponiamo inoltre di favorire l'incontro tra personalità della cultura, della civiltà italiana, tra questi protagonismi della civiltà, della cultura e del vivere italiano e gli studenti delle scuole anche, perché riteniamo sia un impegno importante quello di favorire il rapporto tra i ragazzi, tra coloro che si formano e gli intellettuali che hanno un alto profilo sia scientifico che etico. Soprattutto abbattere quelle che sono le barriere, gli steccati, rendere più fluido il rapporto che c'è tra lo scranno, tra il personaggio e i ragazzi. E poi diciamo che in Italia purtroppo si legge sempre di meno, quindi il libro Questo Sconosciuto, voi peraltro avete preso nome da una ninfa greca che si chiama appunto Clizia, che è un po' la ninfa abbandonata dal sole, la cosiddetta dea piangente. È un po' triste sta cosa, ma perché? Perché poi lei si tramuta in girasole, quindi la vita che non finisce mai, il buio che torna luce. Chi accetta di leggere un libro accetta di cambiare per sempre, ed è questo il messaggio più importante. Aprirsi alla lettura significa aprirsi a nuovi mondi, a nuove esperienze, a nuove vite, a nuove forme di riflessione, di immaginazione, di pensiero. Io credo nei libri, amo i libri e credo che siano una delle forme di felicità più grande che l'essere umano abbia potuto inventare. I libri sono un oggetto, ma in realtà sono un oggetto vivo. Assolutamente sì, condivido perfettamente quello che lei dice. Lei parla soltanto di libri cartacei, dottoressa Giugliarelli, ma anche di quelli Kindle, come si chiamano oggi, i cosiddetti libri elettronici. A me fanno un po' terrore, però i ragazzi vanno tutti con questi tablet e non solo i ragazzi. Guardi, il mondo si divide in scapoli ammogliati, interisti e juventini, eccetera, eccetera. Si divide anche in kindleisti e amanti dei libri di carta. L'importante è leggere. Si confessi, lei per i kindleisti o per i libri di carta?
Io ho un amore smisurato, viscerale, fisico per il libro di carta, quindi non leggerei mai in un Kindle, nemmeno se mi mozzassero le mani. A chi lo dice, soprattutto quando si impolverano e cominciano ad ingiallire. Grazie alla dottoressa Giulia Relli, la cofondatrice dell'associazione Clizia. Ricordiamo, ci troviamo a Perugia. Grazie. E abbiamo l'autore del libro, Per fortuna faccio il prof, prof e non solo, il professor Nando Dalla Chiesa. Grazie per aver accettato, professore, il nostro invito, per essere venuto qui all'Università di Perugia. Noi siamo partiti appositamente da Roma per seguirla, il nostro operatore magari sta un po' più vicino, ma ci sembrava veramente opportuno vedere soprattutto questa nuova realtà che lei tratta in questo libro, perché il mondo universitario, per gli letterati come me che non l'hanno fatto, leggendo dal suo libro, è veramente qualcosa di appassionante. Mi ha colpito una frase: la fatica che cambia il mondo, perché io lo conosco sotto altri aspetti. La intervistai quando lei era con la rete di Luca Orlando, ma parliamo del 92, tanti capelli fa. Quindi l'università lei praticamente la traccia proprio come un qualcosa di empatico. È veramente un mondo straordinario, emerge da questo libro. Beh, è il mondo che conosco tutti i giorni, è un mondo che ogni tanto riserva anche delle amarezze, ma è un mondo bellissimo. Dove si incontra il cambiamento, dove si incontra la voglia anche di faticare, dove la parola fatica usata bene non è fastidiosa, ma fa venire voglia di vivere meglio, di più. Fa scattare l'adrenalina. Sì. Io ci credo nell'elogio della fatica. Naturalmente non deve essere una fatica inutile, deve potersi assaporare la bellezza che viene dopo la fatica. E quanto la cultura è il deterrente principale per sconfiggere rivoli pericolosi che possono portare i giovani verso sacche di criminalità come la criminalità organizzata? Non a caso ricordiamo che il professor Dalla Chiesa è ordinario di sociologia della criminalità organizzata presso il Dipartimento di Scienze Politiche dell'Università di Milano. Lei mi ha anche parlato di una cosa che francamente io sottolineerei. Ha parlato di un episodio che terrorizza un po' i mafiosi, che non è tanto il telegiornale eccetera, ma è la casalinga che parla di cultura, parla delle cose spicciole che possono dar fastidio alla mafia. La maestra che semplicemente, facendo bene la maestra in una scuola elementare, fa saltare la graniticità delle convinzioni, della cultura e dell'educazione mafiosa. Tutto questo apparato simbolico, linguistico, di cui si serve la mafia per riprodurre la propria cultura, può andare in crisi perché c'è una brava maestra. Questo credo che sia un insegnamento fondamentale per tutti. Quindi non è il titolone, ma è proprio la persona che in qualche modo può, più banale, più diciamo quotidiana, può mettere in crisi un apparato organizzato come quello criminale, criminogeno. Certo, ma noi abbiamo diversi esempi. Lei ha sentito il riferimento a una telefonata, a un'intercettazione telefonica fatta a Fondi, grande centro di organizzazioni mafiose, però ci sono state anche delle donne che, per effetto di quello che dicevano i bambini che tornavano dalle lezioni a scuola, alla fine hanno collaborato con la giustizia. Sì, ma ci ha ricordato anche l'episodio di un giornalista del Giornale di Sicilia, al quale Mediaset ha dedicato una fiction, credo si chiami Francese. Mario Francese. Mario Francese, non vorrei sbagliare, che prima hanno in qualche modo fatto un po' l'eco roboante della cosa, poi quando la cosa si stava concretizzando si sono un po' ritirati indietro, creando problemi a tutti, non solo alla produzione ma anche alla figura di Francese. No, in quel caso hanno quasi intimato a Mediaset di non trasmettere il film perché metteva in cattiva luce gli allora dirigenti del Giornale di Sicilia, ma la cattiva luce stava nei fatti, quindi chiedevano di nascondere la storia, ma il diritto all'oblio non porta a questo. Una cosa che di lei apprezzo, che mi riporta un po' a certe filosofie elleniche, dove si andava proprio con le scolaresche a far vedere quelli che sono luoghi e realtà culturali, è che lei organizza questa università itinerante. Al di là del premio La Meglio Gioventù, che fa il verso un po' alla serie di Marco Tullio Giordana, lei porta tutti quanti i suoi studenti, i suoi allievi, i dottorandi, nei luoghi proprio della criminalità. Ecco, come reagiscono quando vanno a vedere, non so, il luogo dove è avvenuta la strage? Li ha portati, credo, anche a Cinisi, che ricordiamo è famosa per Peppino Impastato. Ci siamo andati a Peppino Impastato e il ricordo
che ho più vivo è di quando non trovavo una mia studentessa, l'ho trovata lontano dal casolare in cui era stato ucciso Peppino Impastato, che piangeva nella sterpaglia vicino ai binari. Si coinvolgono, vogliono sapere, dal coinvolgimento nascono le domande di conoscenza più grande. E quindi c'è una grande curiosità, un grande coinvolgimento, ma che cosa poi attraggono i ragazzi guardando proprio questi, tra virgolette, musei dell'orrore, anche se parliamo di molti anni fa? Impastato il 9 maggio 78 e venne coperto poi dal ritrovamento del cadavere di Aldo Moro, ce lo ricordiamo tutti. No, ma sa, spesso non sono poi mostri, noi siamo andati a Casal di Principe pensando di trovare lì la capitale della Camorra. E la nostra sorpresa, perché poi questo accade quando si va sui posti davvero, è di vedere che tutti ne parlavano all'imperfetto, che dicevano quando c'era la Camorra, ma anche quelli che ne avevano nostalgia, che dicevano non c'erano i negri che spacciavano per le strade. Pensavamo di andare nella capitale della Camorra, siamo arrivati in una città, in un posto in cui i cittadini la consideravano un fatto del passato. Come si esce dalla cultura mafiogena, quella di tutti i giorni, quella dei favoritismi, dei nepotismi, quella delle raccomandazioni, maledette raccomandazioni, tipicamente italiane, qualcuno dice, ma non solo? Intanto con la conoscenza, perché se non la conosciamo non la possiamo sconfiggere. E poi insegnando la responsabilità di tutti i nostri gesti. Questo credo che sia quello che aiuta a educare maggiormente i ragazzi, a farglielo vedere anche concretamente, con tanti esempi, come prendendosi la responsabilità le cose cambiano. E quelli di mezza età hanno ancora delle speranze di modificarsi? Sì, perché no? Perché no? Certo. Bene, a tutto c'è rimedio, come vediamo. Grazie, perché lei non solo traccia una parte di una realtà universitaria che non conoscevamo nel suo libro, ma il suo libro, come la sua carriera, lei è stato attivissimo sulla fronte della lotta alla criminalità. Ricordiamo insomma la grande battaglia che fece suo padre, che purtroppo è stato ucciso il 3 settembre del 1982, e mi ricordo anche fu uno dei primi ad occuparsi del caso di Mauro De Mauro, che poi non si è più ritrovato il corpo, scomparso nel settembre del 1970. Il fratello Tullio è morto qualche tempo or sono. Io sono un po' più giovane, mi sono documentato su tutto quello che accadde in quegli anni bui che noi sentivamo soltanto al telegiornale. C'è rimasto poco alle nostre generazioni di cinquantenni. Questo è grave, vero? Ma perché è rimasto poco? C'è una storia che è anche di successi, c'è una storia di dolori e di successi che si può raccontare e che va raccontata, ecco, anche nei passaggi più piccoli va raccontata, perché tante volte le cose piccole ma che meritano di essere ricordate saltano, ed è un nostro dovere coltivare la memoria. Quindi è per questo che dall'anno 21 introduco anche sociologia della memoria. Sociologia della memoria, questo è importantissimo, gliel'ho detto, perché molti della mia generazione hanno dimenticato quei tempi che magari, ecco, perché con distrazione noi ascoltavamo, ma poi qualcuno li ha approfonditi, qualcuno no. Allora ricordiamo il libro, lo facciamo vedere con ausilio della macchina, si chiama Meno male, per fortuna anzi che faccio il prof, edito da Bompiani Overlook, del professor Nando Dalla Chiesa, che ringraziamo. Grazie per essere stato qui ai nostri microfoni. Grazie. Grazie professore. Sai che paura che gli fai con un discorso a scuola. Poi a un certo punto si sono trovati dei giovani che non lasciavano più sole le persone che combattevano contro la mafia, militando nelle forze dell'ordine e della magistratura. Abbiamo qui con noi il procuratore generale della Repubblica di Perugia, il dottor Fausto Cardella, che ha partecipato all'incontro con il professor Nando Dalla Chiesa, al quale vogliamo subito chiedere. Nando Dalla Chiesa oggi ha presentato un libro sull'amore per la cultura e per l'università, la cultura come deterrente per le deviazioni che portano poi in cattive strade, quindi sono un po' l'humus della criminalità organizzata. Ha fatto un discorso più etico, filosofico, che non legato alla mafia. Quanto la cultura, secondo lei, è importante per sconfiggere nuclei e risacche criminali? Direi che è la cosa più importante. La cultura intesa proprio nel senso pieno del termine, che non è soltanto istruzione, conoscenza, lettura dei libri, ma è anche tolleranza, è anche conoscenza dei diritti degli altri. È un mondo che si contrappone come il bianco al nero al mondo della criminalità organizzata, che invece è repressione, che invece è violenza,
e invece è ignoranza, ignoranza dei rapporti umani. Ignoranza dei rapporti umani e soprattutto, come ripeto, è anche un po' la cartina di tornasole per cooptare soprattutto le nuove generazioni. Lei da 3 anni è procuratore generale qui a Perugia. Com'è la situazione di Perugia? Io vengo da Roma, quindi ovviamente le faccio questa domanda proprio per testare il polso della realtà di questo capoluogo umbro. Ma io temo che non ci siano più isole felici da questo punto di vista. L'Umbria, è, al pari di qualunque altra regione d'Italia, è a rischio di infiltrazioni mafiose. E bisogna conoscerle per individuarle e per evitarle. Certo, se paragoniamo la situazione dell'Umbria a quella di altre regioni meno fortunate, possiamo dire che in Umbria ancora la situazione è sotto controllo. Però bisogna stare attenti perché non ci sono zone franche. Sì, non è una zona franca neanche l'Umbria, come lei ci ricorda, ma è stata anche in qualche modo anche un'isola felice, tra virgolette, negli anni passati, perché qui c'erano anche delle cellule che si addestravano negli anni 70. Lei sicuramente nel suo lungo corso di procuratore lo ricorda senz'altro. Noi la ringraziamo. Ecco, reputa che nelle scuole questo libro sull'università, sulla cultura, su questo rapporto empatico, quasi amoroso che c'è del professor della Chiesa, possa in qualche modo... come dire, distogliere i giovani da tutta quanta una serie di trappole e pericoli? Ma noi andiamo, io anche nel mio piccolo, andiamo frequentemente nelle scuole a parlare di legalità e a cercare di far capire ai ragazzi che il mondo è più bello e migliore se si rispettano le regole. E mi sembra opportuno ricordarlo e sottolinearlo. Ringraziamo il procuratore generale di Perugia, il dottor Fausto Cardella. Grazie. Cosa gli importa? Abbiamo ucciso una di noi, è un omicidio domestico. Perché vengono queste ragazze? Quella gente della polizia penitenziaria non doveva farsi carico di trasferire alle ragazze questa domanda. Ma loro si dispettiscono. Però guarda caso, qualcuno a scuola e nelle scuole milanesi aveva parlato del caso di Lilia Garofalo. Con noi il professor Fabrizio Scrivano, docente di letteratura italiana nel Dipartimento di Lettere qui all'Università di Perugia. Professor Scrivano, lei ha letto perfettamente rigo per rigo questo libro di Nando Dalla Chiesa e infatti ha fatto una domanda che lo ha in qualche modo sollecitato a dare una risposta che è un po' la sintesi, quella dell'etica e della saggezza. Si parla appunto e si va un po' sopra le righe rispetto alla cronaca che noi ci aspettavamo sicuramente legata alla mafia parlando proprio di questo particolare, questo contrappunto, quanto è importante l'etica della saggezza per quanto concerne tutte le nostre attività quotidiane? Ma certamente la risposta che ha dato Nando Dalla Chiesa è più importante della mia opinione e la proposta in fondo è questa, che la risposta è che prima di tutto la conoscenza, prima di tutto sapere, conoscere, dopodiché la conoscenza porta con sé il suo contenuto che è necessariamente in un certo senso etico, perché se la conoscenza non è finta ma è una conoscenza vera è anche etica. È un principio molto semplice che bisogna, come dire, conservare, forse anche l'università, pur nel mondo complicato, la materia complicata che deve, su cui deve istruire, deve ricordarsi e tener conto, insomma. Ci sono mafie, micromafie, adesso entriamo proprio nello specifico in Italia, che magari staremo qui veramente a parlarne ore e ore, purtroppo si vedono e si contrappuntano anche nella vita di tutti i giorni, anche se vogliamo al bar, nei condomini, eccetera, interscambi che poi portano a realtà molto più organizzate come quelle della criminalità e qui Nando Dalla Chiesa può essere veramente l'autore specifico, visto e considerato che proprio il titolare della facoltà l'ha impiantata lui presso il Dipartimento di Scienze Politiche dell'Università di Milano, la facoltà di Sociologia della Criminalità Organizzata. Come si esce
a livello proprio globale, da queste micromafie che poi provocano le macromafie? Ma io parlo di un fatto linguistico. Noi siamo soliti nella vita quotidiana, ogni volta che ci troviamo di fronte a un comportamento troppo di parte, non giusto, che riteniamo ingiustificato, non sostenibile, parliamo spontaneamente, tipico comportamento mafioso. Beh, dobbiamo iniziare da lì, da denunciare anche lì dove non c'è crimine, dove però c'è atteggiamento, che poi sono due tipi di atteggiamento. Uno è proprio solitaria, perché poi il crimine è anche solitario, la solitaria ricerca del proprio interesse, e l'altra è la gelosia delle proprie parole, cioè l'omertà. E quindi forse partendo da queste due cose molto semplici potremmo forse un po' meno dire tutto intorno è mafia, tutto è mafia, e invece la realtà è che tutto è responsabilità. Non mafia, insomma, anche nelle piccole cose. E quindi partiamo dall'assunzione delle responsabilità. Grazie al professor Scrivano, grazie. E delle ragazze di 17-18 anni, anche non impegnate nei movimenti antimafia, avevano deciso che quella cosa interessava. E hanno deciso per 2 anni di seguire quel processo dandosi il turno con l'autorizzazione delle loro insegnanti. Il libro di Nando Dalla Chiesa, parliamo di questo libro che si chiama Per fortuna faccio il prof, ecco, lo facciamo vedere di nuovo alla telecamera, edito da Bompiani Overlook, è un libro che ci ha in qualche modo depistato quando l'abbiamo letto, perché pensavamo sul libro di mafia, di elezioni, visto che lui è docente proprio di sociologia della criminalità organizzata a Milano, ma è un libro invece che parla di amori verso i ragazzi, è una storia molto personale, quasi autobiografica, che però credo sia un modo defilato per parlare di cultura, il grande deterrente, la grande arma per sconfiggere la mafia o le mafie. Credo che durante la sua, diciamo, riflessione emergeva, e poc'anzi ho avuto modo di scambiare con lui alcune brevi opinioni, un elemento che gli insegnanti, i professori all'università, soprattutto quelli come Nando Dalla Chiesa che hanno tali qualità, ormai tornano ad essere dei veri missionari. Ho comunicato a lui questa sensazione, abbiamo avuto chiaramente la sensazione di avere di fronte a noi non soltanto un professore, una persona che ha avuto ampie esperienze anche personali su questo tema, ma una persona che ad un certo momento ha considerato l'insegnamento una vera e propria missione. E d'altronde bisogna anche tornare a vivere questa esperienza come ad un momento di scambio reciproco di sentimenti, scambio reciproco di emozioni. E mi ha profondamente anche convinto quando lui ha sostenuto che gli esami li sostiene soltanto parlando con gli studenti, solo in formula orale. È, credo, un ritorno all'umanesimo, è, credo, un ritorno al parliamoci, ad guardarsi negli occhi, a vivere anche un'esperienza di insegnamento come un cammino insieme. E credo che questo libro è una testimonianza di tutto questo, perché il cammino insieme, l'esperienza insieme, il guardarsi negli occhi insieme, il vivere insieme non solo la fase didattica, così come la intendiamo, significa, e torniamo ad essere costruttori di umanesimo, costruire quell'anima, quella sensibilità che poi durerà per tutta la vita indipendentemente dal ruolo che si andrà a svolgere. E io aggiungo, da persona che si è occupata anche molto di pianificazione del territorio e di urbanistica, che noi spesso abbiamo pensato non solo poco a cosa ci fosse all'interno dei contenitori. All'interno dei contenitori ci debbono essere dei contenuti di socialità creativa, ma a volte abbiamo anche progettato edifici, ma non abbiamo mai pensato a cosa ci fosse fra un edificio e l'altro. Cosa c'è fra un edificio e l'altro? Vi è una piazza? Vi è un luogo d'aggregazione? Spesso un'intercapedine? Vi è un luogo sociale? Vi è un luogo per aiutare le persone? Vi è un luogo di cultura? Vi è un luogo... Ecco, cosa c'è fra un edificio e l'altro? Ecco, bisognerebbe anche riporsi questa domanda, perché
è proprio fra un edificio e l'altro che si determina quella che spesso viene chiamata l'anima di quei luoghi, perché non ci sono solo le persone da... Ma ci sono anche i luoghi. Quale, e con le quali lavorare per un nuovo Manesimo, sono anche i luoghi, genericamente intesi. Poi si è occupato di urbanistica, ci sono orrori in Italia come Corviale, come le vele, ci sono, staremmo qui. No, che debbono ovviamente sostenere questa maggiore sensibilità da comunità in cammino. Ecco, l'ultima domanda prima di congedarla, una risposta proprio decisa e secca. Lei si ricandiderà alle prossime regionali? Sì, stiamo lavorando ad alcune liste civiche, saranno tre in particolare. Credo che l'esperienza dell'anno 2015, che ci ha portato a, come è stato definito, raggiungere un quasi miracolo, e le tante proposte che abbiamo determinato in assemblea legislativa, quasi 500 per l'Umbria, e sono state esclusivamente proposte, ma soprattutto l'idea che in questa fase molto dinamica della vita sociopolitica italiana bisogna ripartire dalle persone, dal civismo, da un quadro civile, da ciò che unisce le persone, che sono i luoghi, i problemi di quei luoghi, la capacità di fare solo proposte e la capacità di fare queste proposte nella concretezza di poter realizzare quanto si dice, e quindi sempre avendo di fronte a noi anche l'elemento economico del dire ciò che si può fare sempre secondo le condizioni e le possibilità economiche, perché alla fine c'è una parola, e che è credibilità. La credibilità si raggiunge quando si cerca nelle difficoltà di realizzare ciò che si è detto, rimanendo sempre in contatto, anche qui fisico, con le persone che ti hanno dato un mandato per migliorare la loro condizione e quella della società in cui viviamo. Bene, quindi si ricandiderà sicuramente, anche perché in quell'anno si parlava anche del modello Ricci, come oggi quelli del centro-sinistra vedono in Zingaretti, che è stato uno degli eletti in una regione importante come il Lazio, il modello Zingaretti. Ecco, quando si hanno dei risultati si creano anche dei modelli. Beh, sicuramente faremo altre puntate, ci rivedremo. Mi auguro di rivedere anche il professor Dalla Chiesa. Intanto vi salutiamo qui dal Dipartimento di Lettere e Filosofia dell'Università di Perugia, in pieno centro storico, in piazza Morlacchi, insieme a Claudio Ricci, l'uomo del miracolo, del quasi miracolo di 4 anni, al solo 2015 diciamo, e vi ringraziamo per l'ascolto, dandovi appuntamento ad altre interviste e ad altri incontri.